Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un argomento che secondo me, riportato adesso all'attenzione del pubblico grazie all'intervista di oggi di Walter Sabatini, il cuore dello sport, insomma, merita la dovuta attenzione. Allora, pare che secondo almeno Sabatini, insomma, visto che era lui il direttore sportivo, tutti i motivi di credere, intanto c'è il mio gatto che si sta arrampiando sugli armadi, pare che Iturbe si fosse rotto il crociato a Roma. Allora, gli è stato chiesto perché Iturbe è stato un flop. Lui ha detto Iturbe non è stato un flop. In realtà Iturbe è partito alla grandissima. Iturbe ha segnato con il CSKA a Mosca, Iturbe ha segnato contro la Juventus. Poi che cosa è successo? Si è rotto il crociato, ma scegliemmo di optare, diciamo, per una sorta di lavoro in modo conservazionista. Credo si dica in realtà conservativo, credo di aver sbagliato vocabolo. O comunque, ragazzi, per capirci, la Roma optò per questa terapia conservativa. Che cos'è la terapia conservativa? Decide di non far operare i Turbe, ma di aspettare in modo che appunto il problema guarisse da solo. Pensarono fosse un problema un pochino più lieve. Io sinceramente non lo so perché non sono un medico e non posso giudicare. Però sinceramente, se posso permettermi, mi sembra alquanto strano. Non è un caso, a quel punto ha detto i Turbe, da lì ha cominciato una parabola discendente, ha avuto paura, non ci ha messo più la grinta che doveva metterci, non ci ha messo più la voglia di cui ci aspettava, non ci ha messo più la corsa che vedevamo a Verona. Io, ragazzi, ho sempre detto che c'era qualcosa in Iturbe che non andava, c'era qualcosa palesemente in Iturbe che non andava, perché è vero che magari lo abbiamo analizzato in tutti e per, in tutto e per tutto, l'abbiamo analizzato, ragazzi, in tutto e per tutto. È però al Verona correva di più, è però al Verona giocava con Togni, è però al Verona c'aveva più spazi, sì, però alla fine, ragazzi, spazi ce li hai. Può darsi che ce li hai di più a Verona, ma qualche spazio ce l'avrai a Roma. A Verona riesci a mettere un cross per Luca Toni. Può darsi che ne metterai meno, perché Dzeko magari de testa è meno forte, anche se comunque è molto forte, di Luca Toni, che comunque i godo li faceva tutti de testa. Però qualche cross lo devi mettere. Allora perché Iturbe era regredito all'improvviso? Io, ragazzi, sinceramente, quando ho scoperto sta cosa sono rimasto un pochino basito, anche perché mi domando, sinceramente, poi ribadisco, non sono un medico, quindi non posso nemmeno provare a giudicare, però come si faccia a pensare ad una teoria ad una terapia conservativa quando poi il giocatore con il crociato ci corre? Cioè, ragazzi, ma la rottura del crociato è una cosa parecchio grave. Io ribadisco, io non lo so, magari col tempo sarebbe comunque potuto guarire senza troppi problemi, però non mi sembra un caso che poi non è mai riuscito a giocare con costanza e poi bam, appena insomma ha cominciato a giocare 3-4 partite di fila, adesso in Messico si è rotto il crociato. C'è qualcosa che non va, palesemente c'è qualcosa che non va nel ragazzo. Sinceramente, secondo me sta cosa ha un po' traumatizzato Iturbe, che in generale poi è andato a perdersi e è scomparso. Io non lo so, io porto solamente all'attenzione quello che leggo perché insomma, e dico la mia. Fatemi sapere la vostra. Secondo me oggi avremmo potuto parlare di un giocatore totalmente diverso. Ora non dico magari un campione, però secondo me avremmo potuto tranquillamente tenerlo un paio d'anni. In questi 2 anni avrebbe secondo me segnato, se fosse stato al top, diciamo in 2 anni una ventina di gol, 10 l'anno e magari anche una ventina di assist, e poi rivenderla a 40 milioni di euro, magari in Francia, in Germania, in Inghilterra. Quei giocatori magari che non è che esplodono, perché poi, ragazzi, se uno è forte, non ci sono problemi. Diciamo, per essere un calciatore forte, deve essere prima forte mentalmente e poi fisicamente. Quindi, se questo l'ha bloccato, probabilmente qualcosa non andava. Probabilmente si sarebbe bloccato anche post rottura del crociato. Però sta cosa, ragazzi, l'ha penalizzata. Sabatini ha detto, lo abbiamo tenuto nascosto, lo abbiamo tenuto nascosto, si era rotto il crociato, abbiamo optato per la terapia conservativa e quindi alla fine abbiamo deciso di non operarlo. E questo è stato il problema. Però mi domando, no, ragazzi, ma secondo voi qualcuno che ci capisca, me lo faccia sapere, poi magari fisso il commento in alto. Ma è normale una cosa del genere per un calciatore che comunque col crociato, ragazzi, perché prima ho detto col tricipite, col crociato, ragazzi, ci lavora, cioè basa tutto il suo peso sul crociato giorno e notte. Io non lo so, fatemi sapere voi. Comunque lasciate un video se volete altri video di questo tipo, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, perché siamo quasi a 250.000 iscritti. Mi raccomando, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per la visione, vi invito a seguirmi come sempre su Instagram, dove pubblico su Instagram TV 2 video al giorno, ragazzi, 2 video al giorno di colpi di mercato. Quindi mi raccomando, ragazzi, seguitemi, vi ringrazio come sempre per la visione. Buon shalalala e noi ci vediamo ad un prossimo video.